macchina, la Minardi, quella che hai nel garage. Ha più chance Eros che qui vieni, dai, raggiungici, perché visto che ormai oggi vale tutto, è ritornato, il nostro Gianfranco lo microfonerà, ha più chance lui, tutto in presa diretta, sì. Ha più chance lui oppure la nostra Ilaria? Ma adesso andiamo a vedere i punti della patente. Cosa? I punti della patente. Tu quanti punti hai? Hai la chance? Io ce ne ho 20 di punti. Sì, vediamo. Ma la D'Amico... agli airbag. No, dai, no, questo non lo devi dire. Allora, ti sei divertito? Tu non lo sapevi cosa ti aspettava. Hai visto l'Ogerizia? Che ritmo! Ho perso 2,5 kg. Ho perso 2,5 kg. No, me l'hai detto tu di dirglielo. Dai. È l'intervistato dalla nostra Eugenia Vaccarello. Questi intanto sono i numeri della Toro Rosso. Eros, un po' come a Sanremo, quando ci sono le nuove proposte, quando c'è qualche giovane, no? Sai, che in genere non è sotto i riflettori, che è lì. Fa bene anche l'ambiente, piacevole, no? Beh, fa bene, io sono tanti anni che non vado a Sanremo, purtroppo sono passati tanti anni, ma a me è servito, Ho fatto esempio di Sanremo perché insomma, canzone italiana, faccio musica, è giusto, io non me ne intendo tanto, ma da fuori vedo che se sei giovane, sei bravo, è giusto che vieni fuori, ecco. Anche se è un mondo difficile anche questo della Formula 1. Tu conosci bene anche quello delle moto, è speculare, insomma ci sono delle differenze, però sai, ma sai, chi c'ha la marcia in più poi viene fuori, prima o poi.